Poracci, bentornati o benvenuti sul mio canale. Con l'annuncio della 3D All Stars Collection per Switch era inevitabile che sarebbe tornata al centro dell'attenzione la storia di Mario e dei suoi giochi. Questa raccolta ha infatti un significato abbastanza importante perché permetterà di giocare a tre capolavori del platform 3D che erano ormai inaccessibili, se non su hardware originale, da più di un decennio. E non è un caso che Nintendo, per un'operazione del genere, abbia scelto proprio il nome di All Stars, una sigla che gli appassionati di vecchia data ricorderanno di sicuro con grande emozione. In questo video quindi vorrei parlarvi di Super Mario All Stars, una collection uscita per Super Nintendo che segnò un passaggio importantissimo per l'azienda di Kyoto ed è tutt'oggi considerabile come uno dei migliori titoli appartenenti alla serie dell'idraulico italiano. Prima di iniziare, come al solito, lasciate un like e iscrivetevi al canale attivando la campanella delle notifiche per essere sicuri di non perdervi i miei prossimi approfondimenti. Iniziamo! Sono decenni ormai che Nintendo, in modo più o meno furbo, ripropone i suoi grandi classici. Si tratti di semplici porting, remake rispettosi del materiale originale, complete reimmaginazioni o pigrissimi porting da Wii U, siamo ormai abituati a vedere questo tipo di operazioni sulle console della casa di Kyoto. Con la 3D All Stars Collection si chiuderà un po' il cerchio e i fan di tutto il mondo potranno finalmente godere di un pezzo di storia del platform 3D trascurato ormai da troppo tempo. Su una piccola cartuccia Switch avremo i giochi che su Nintendo 64, GameCube e Wii hanno imposto nuovi standard qualitativi, diventando dei veri e propri punti di riferimento per tutti i titoli a venire. E non è un caso che questa collection si chiami All Stars, perché questo nome rappresentò anche il primo grande tentativo di Nintendo di avvicinarsi al mondo dei remake e delle raccolte. Uscita originariamente nel 1993 su Super Nintendo, Super Mario All Stars nacque dalla volontà di Shigeru Miyamoto di omaggiare la sua creazione più celebre. Dopo l'uscita di Super Mario Kart nel 1992, il seguente gioco della serie, Yoshi's Island, era ancora in una fase preliminare di produzione e la sua uscita non era di certo dietro l'angolo. Per evitare che si creasse un vuoto nella lineup dello SNES, Miyamoto concepì l'idea di una raccolta che permettesse di giocare tutti i titoli di Mario usciti fino a quel punto. In Occidente, tra l'altro, non era mai arrivata la versione originale di Super Mario Bros. 2, ribattezzata qui da noi The Lost Levels. Questo perché, quando il gioco uscì nel 1986 in Giappone, Nintendo ritenne che il gioco era troppo difficile e simile al suo predecessore per poter interessare al pubblico occidentale, e quindi, piuttosto che localizzare il titolo per il mercato nordamericano ed europeo, preferì prendere un altro gioco, Doki Doki Panic, e spacciarlo come il secondo capitolo della serie di platform. Questa mossa rocambolesca, che spiega il gameplay estremamente atipico di Super Mario Bros. 2, non ebbe il successo sperato e divenne uno dei più grandi rimpianti di Miyamoto. Anni dopo la collection sarebbe diventata l'occasione perfetta per far conoscere al mondo intero i livelli perduti, ma Nintendo non si accontentò semplicemente di mettere insieme quattro titoli. Le potenzialità del Super Nintendo rappresentavano infatti un netto passo in avanti rispetto all'hardware del NES e fu quindi presa la decisione di rivisitare i giochi nella transizione tra le due piattaforme. Il progetto fu affidato alla leggendaria divisione Nintendo EAD e sotto la supervisione di Miyamoto in persona, designer del calibro di Tadashi Sugiyama e Naoki Mori portarono avanti una delle prime operazioni di restaurazione e rifacimento che la storia del videogioco ricordi. Con una palette cromatica molto più estesa, i colori del mondo di Super Mario non erano più limitati dalle capacità del NES e prendendo come punto di riferimento la grafica di Super Mario World, l'All Stars presentava quattro titoli che erano una vera e propria gioia per gli occhi. Tramite alcune piccole accortezze poi la presentazione complessiva fu ulteriormente migliorata. Ad esempio fu aggiunto un contorno nero a Mario per staccarlo dai fondali e alcuni sfondi monocromatici come il nero del castello di Bowser furono arricchiti con dei ritratti. Ma la voglia di aggiornare graficamente platform non prevalicò mai l'assoluto rispetto verso il gameplay che fu lasciato totalmente inalterato. Come ricorda Naoki Mori, che all'epoca era entrato in Nintendo da pochi anni, il designer si sentiva a dir poco intimidito dall'essersi visto affidare il compito di dover lavorare sui titoli di punta della compagnia. Per questo il team decise di non aggiungere alcun elemento, come nuove azioni del moveset o nuove animazioni, proprio per mantenere intatto il feeling di un gameplay ancora attualissimo. Con uno sviluppo che procedeva passo passo esaminando i giochi originali, Nintendo scelse anche deliberatamente di lasciare alcuni glitch ormai noti, come quello che permetteva di ottenere vite infinite in Super Mario Bros.
Gli unici cambiamenti radicali che furono apportati, nell'ottica di rendere l'esperienza più accessibile ai giocatori di tutte le età, furono quelli di incrementare il numero di vite con cui iniziavano i giochi e la possibilità di creare dei punti di salvataggio tra un livello e l'altro, feature non disponibile su NES, vista la mancanza delle batterie tampone all'interno delle cartucce. Super Mario All-Stars fu un successo senza precedenti e divenne ben presto uno dei giochi più venduti per Super Nintendo. Un'offerta ludica impareggiabile era accompagnata da un restyling grafico azzeccatissimo, segno dell'estrema cura che era stata riposta nel riconfezionare i quattro platform. Come se non bastasse, Nintendo decise di creare anche un bundle con la console, e Super Mario All-Stars divenne per tantissimi giocatori, me incluso, il punto di accesso alla piattaforma Nintendo e alla storia del suo brand più importante. E se ci fossero ancora dubbi su quanto la Nintendo dei tempi d'oro ci tenesse a sorprendere e soddisfare i suoi giocatori, solo un anno dopo, nel 1994, fu messa in commercio una seconda versione che comprendeva un quinto gioco, Super Mario World, espandendo ancora di più un'offerta contenutistica praticamente impareggiabile. Per questo Super Mario Stars rimane tutt'oggi come un vero punto di riferimento per le operazioni di questo genere, e parte di me spera vivamente che la stessa cura ed edizione sia stata applicata anche durante lo sviluppo della 3D All Stars di prossima uscita. Ci sono modi e modi di riproporre i capolavori, e solo perché si offre nuovamente un gioco senza tempo, beh, questo non significa che valga la pena acquistare a prescindere una collection o una remastered. Insomma, non dimentichiamoci che la stessa All Stars fu protagonista di una delle riedizioni più scandalose di sempre, ma terrei la storia del 25esimo anniversario di Mario per un altro video. E voi poracci, conoscevate la storia dietro al nome All Stars? Credete che la 3D All Stars si rivelerà una collection degna dei platform che ospita, oppure Nintendo tirerà fuori una raccolta pigra e svogliata? Vi aspetto nei commenti. Come al solito, lasciate un like e iscrivetevi al canale attivando la campanella delle porotifiche per essere sicuri di non perdervi i miei prossimi video. Io sono All Michele, Poro Stars, ciao!